Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati a Ho tanta passione. Ebbene, oggi voglio farvi fare un viaggio nel tempo. Oggi ritorniamo al... Questa l'appoggio qua, giusto, onde evitare, insomma. Ritorniamo al 6 luglio del 2008. Ebbene sì, alla storica finale di Wimbledon tra Roger Federer, numero uno indiscusso del tennis mondiale, e Rafael Nadal, il numero due, che già nei 2 anni precedenti aveva tentato di vincere il titolo più prestigioso, ma che purtroppo non vi era riuscito. Roger va appunto, cerca di entrare nella storia cercando di vincere il torneo di Wimbledon per la sesta volta consecutiva. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Ebbene, dove mi trovavo io quel 6 luglio del 2008? Eravamo appena tornati da qualche giorno dal viaggio di nozze con mia moglie e appunto nel giorno del mio compleanno mia cognata decise di invitarci a casa appunto per festeggiare a pranzo, insomma, tutti quanti. Quindi ricordo ancora appunto che iniziai a vedere la partita. Iniziò come da consuetudine, appunto, Wimbledon alle 2 del pomeriggio, ora locale. E mi ricordo che all'inizio ero davvero, insomma, teso, non sapevo, non riuscii molto, insomma, a gustarmi tutto il buon pranzo. Però, insomma, sembrava che la partita si stesse mettendo nella giusta direzione, perché appunto il buon Rafa riuscì a vincere il primo set 6-4. E nel secondo, pur essendo in svantaggio 4 game a 1, riuscì a vincerne 5 consecutivi, aggiudicandosi così anche il secondo parziale. Quindi a questo punto il mio grande eroe Rafa era appena un set distante dalla conquista di un titolo davvero incredibile. Proprio lo stesso Rafa che qualche settimana prima aveva appena vinto il Roland Garros. E che quindi tentava, come si suol dire in gergo tennistico, la cosiddetta doppietta. Ebbene, a quel punto ricordo ancora insomma, che iniziò a diluviare insomma, sul campo centrale di Wimbledon, quindi il match venne sospeso. A quel punto, insomma, decidemmo di riaccompagnare a casa mio suocero, pensando, va bene, finiremo di vederci la finale a casa sua. Ebbene sì, insomma, la partita poi dopo riprese, fu interrotta un'altra volta, sempre per pioggia, però diciamo che la situazione un pochettino stava cambiando perché il buon vecchio volpone Roger riuscì praticamente a ribaltare, insomma, la situazione nel terzo set, dove fu molto combattuto, insomma, riuscì ad averla meglio al tie-break per 7-6. E lo stesso accade anche nel quarto set, dove addirittura Rafa ebbe un championship point che fu annullato da un rovescio ancora incredibile, veramente straordinario, uno dei colpi più belli che abbia mai visto. Ebbene, quindi a questo punto si andò al quinto set. Come potete immaginare, io che sono una persona estremamente superstiziosa e scaramantica quando vedo, insomma, tutti i miei avvenimenti sportivi, incominciai con un certo nervosismo a pensare, eccola là, qua adesso, come negli ultimi anni, insomma, ci siamo andati così vicini e invece niente. Quindi quel film mi ricordo, insomma, quel film appunto, perché per me quella partita, quella finale fu veramente come un film, fu veramente come vivere insieme la trilogia del Signore degli Anelli, una partita interminabile, lunghissima, piena di colpi di scena. E devo dire, insomma, soltanto penso a Wimbledon, che ho avuto la fortuna appunto di poter assistere dal vivo per ben 3 volte, insomma, mi ricordo ancora nel 2005 sul court number one, una partita di Andy Roddick, se non mi sbaglio era secondo o terzo turno nella prima settimana, poi addirittura nel 2014 un quarto di finale tra Roger Federer e Wawrinka. E poi anche nel 2017, mi ricordo, guardai praticamente dal vivo la finale femminile juniores. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo appunto alla finale e a quei momenti, insomma,
Si partì nel quinto set e Roger aveva la fortuna psicologica di iniziare la battuta, quindi sembrava come dire che tutto fosse dalla sua parte. Insomma, il buon Rafa dovette veramente, ancora dopo a distanza di 12 anni, ancora non mi spiego come sia riuscito a vincere quella finale. A maggior ragione perché negli ultimi giorni, non so se l'avete visto o avete letto, lo stesso Rafa ha confessato ad una TV locale spagnola che durante quelle 2 settimane a Wimbledon lui giocò praticamente tutto il torneo con delle infiltrazioni nel piede, non ricordo se il piede sinistro o piede destro, proprio perché aveva problemi ad appoggiare il piede per terra, aveva un dolore incredibile. Come potete immaginare, la finale si stava procrastinando, insomma, avevano iniziato alle 2 di pomeriggio e stava durando, insomma, tantissimo. Ebbene, a questo punto vorrei ritornare con voi a quel momento topico, a quel momento incredibile. Ebbene, ricapitolando, siamo al quinto set, sono le 21 e un quarto, ora locale londinese. Rafa ha appena strappato il servizio a Roger Federer, è 8-7 nel quinto set e appunto ha un ulteriore championship point. Prima di giocare quell'ultimo game, il giudice di serie aveva avvisato entrambi i giocatori dicendo che quello sarebbe stato l'ultimo game, qualsiasi fosse stato il risultato finale. Ebbene, partiamo. Andiamo con l'ultima sequenza. 3, 2, 1, via. Purtroppo per questioni di copyright non mi è stato possibile aggiungere il video degli ultimi istanti di Wimbledon. Quindi adesso, proprio perché alla fine non ci vogliamo far mancare niente, ve li farò gustare attraverso i miei occhi. Ebbene, stiamo per partire. Come accennavo precedentemente, siamo 8-7. Rafa si sta giocando il championship point sul suo servizio. E a questo punto andrei con il suono e il commento in sottofondo. Rafa appunto si sta asciugando il sudore di questa lunghissima battaglia, dove appunto abbiamo assistito alla forza dell'eleganza contro l'eleganza della forza. Rafa è pronto. C'è silenzio. Come sua consuetudine, palleggia. Sta palleggiando. Risposta di Roger. Rovescio di Rafa. Roger in rete, Rafa! E Rafa è a terra! E Rafael Nadal vince per la prima volta il torneo di Wimbledon, interrompe una serie di... Questa grande battaglia, il discepolo che per una volta supera il maestro sul suo terreno amico, sul suo giardino di casa. È lì che si va a congratulare, a stringere la mano appunto del giudice di sedia, incredulo, la folla è in delirio, tutti che sono in piedi, tutti che stanno applaudendo questo grandissimo, appena 22enne, campione di Manacor. Ma Rafa, appunto, esausto, esausto, in lacrime. Il primo pensiero a chi va il primo pensiero? Il primo pensiero va alle persone che lui ama di più nella sua vita, perché il segreto delle sue vittorie stanno tutte là, nella famiglia. E lui si arrampica, cerca di salire in cima, di andare appunto nel suo angolo. E che fa? Abbraccia la mamma, abbraccia il papà e abbraccia lo zio che gli è sempre stato vicino sin da piccino. E vorrei sottolineare come lì nella sua panchina a fianco c'è il papà di Roger che è in piedi col cappellino rosso e sta applaudendo le gesta di Rafa. Questo, signori e signori, è davvero sinonimo di grandissima sportività, di grandissima lealtà, dimostrando appunto che nella vita e nello sport si può vincere, bisogna dare tutto fino all'ultimo, però sempre nel rispetto dell'avversario. E Roger e Rafa sono amati così tanto nel mondo proprio perché riescono a trasmettere questo messaggio al pubblico. Riescono appunto a entrare in completa empatia. E adesso appunto Rafa solleva al cielo la Coppa di Wimbledon. Rafa è leader, davvero, insomma, non si riesce a capacitare di quello che ha fatto. E io l'unica cosa che posso dire, grazie di cuore Rafa perché ti adoro, sei esempio di tutto. E anche a Roger, perché dimostrate giorno dopo giorno da 15 anni che si può essere anche amici e si può essere, come dire, corretti
anche a livelli altissimi come i vostri, anche a un livello professionale, sempre nel rispetto delle regole basilari dello sport. Con questo è tutto, vi saluto, ciao!